La rinoplastica è un intervento che si può eseguire o con una tecnica chiusa, significa senza cicatrici esterne, oppure esiste la tecnica open, che è di gran moda ultimamente e ci permette di visualizzare meglio il naso. Quando utilizzare una tecnica e quando utilizzare l'altra? Certamente si preferisce la tecnica chiusa perché non facciamo assolutamente nessun tipo di incisione, ma perché si è tornata molto alla rinoplastica open? Perché con la open noi andiamo a visualizzare, a vedere esattamente tutto quello che è necessario fare. Quindi, quando ci troviamo di fronte un naso particolarmente complesso, oppure quando ci sono casi di rinoplastiche secondarie, ci arrivano pazienti magari operati in altre strutture, allora in quel caso utilizziamo la tecnica open. Nella open che cosa si va a fare? L'incisione che viene eseguita nella open è questa incisione al centro della columella. Questa incisione che adesso abbiamo eseguito con una penna, ma poi avrà il colore della pelle, per cui non si vedrà assolutamente niente, ci permette di scollare completamente il naso e di accedere alla regione delle cartilagini alari e del dorso. Questo è il tratto di dorso che viene asportato, tutto questo va via e va modellato al meglio le cartilagini alari, che poi sarebbero queste qua. Ovviamente con un accesso diretto noi riusciamo a modellare il tutto al meglio, cioè riusciamo a ottenere un risultato veramente ottimale. Il chirurgo deve essere eclettico, noi tutti tendiamo a usare una tecnica, quella che più siamo abituati a eseguire. In realtà, se c'è necessità di una open, anche in quei casi dubbi, è meglio aprire e andare sul sicuro per evitare soprattutto di dover fare poi eventuali ritocchi che in alcuni casi sono pure frequenti. Nel caso specifico questo è un intervento che probabilmente non necessita di una rinoplastica open perché non è un naso particolarmente complesso, va eliminata solamente la gobbetta, va ristretto un pochino la punta, sempre rispettando la naturalezza, perché non dobbiamo dimenticare che il principio fondamentale di tutta la chirurgia estetica, a maggior ragione della chirurgia del naso, è quello di dare un aspetto naturale e soprattutto rispettare anche altri canoni. Noi consideriamo molto l'angolo naso frontale, naso mentoniero e naso labiale. Esiste quindi una profiloplastica, oggi parliamo più di profiloplastica che di rinoplastica vera e propria. Bisogna rispettare il viso del paziente stesso, quindi dare un aspetto naturale, migliorare il difetto laddove c'è, ma non stravolgere completamente il viso.